Oggi 6 febbraio abbiamo fatto la presentazione stampa dell'evento della quarta edizione Carnevale Retrigo in città di Manto, alla presenza di autorità quale il sindaco del comune di Manto, dottor Mattia Palazzi, e della dottoressa Francesca Zaltieri, vicepresidente dell'amministrazione provinciale. Un evento che ha ovviamente tutte le caratteristiche per essere un evento di successo, in cui sfileranno gruppi carri allegorici, e gruppi folcloristici, non solo, ma ci sarà anche ovviamente una giornata dedicata al mercatino che sarà disposto lungo il percorso dei carri allegorici e anche di espositori hobbistici e di altro tipo. Insomma, una grande festa con anche raccolte benefiche, quindi a scopo benefico a favore della bambina Annalisa, per la quale stiamo aiutando a fare una terapia in Israele. Abbiamo dei regnanti, abbiamo, come è tipico del carnevale, Bakhtin, che è un grande critico letterario del Novecento, diceva che il carnevale, che è un filone che attraversa anche la letteratura, anche il teatro, ha però delle radici nella festa popolare del rovesciamento dei ruoli, del rovesciamento delle gerarchie. Il carnevale è un momento in cui il popolo si riprende il potere e elegge i suoi re, le sue regine e i suoi governanti. E quindi un momento di riscatto, e mi piace che ci sia anche questo significato simbolico nel nostro carnevale, un momento in cui ci si ribalta un pochino quello che è la gerarchia del conformismo che viviamo tutti i giorni dell'anno, per diventare un momento anche liberatorio, un momento in cui si liberano energie e anche speranze. Regina Tassemano, piantata lì dai corti al Padano, è la più bella di tutte le città, con una sommense vinicio, con una sommense termine murale, che l'abbraccia la vita per cercare di portarla a fuori, la versa al mare. Qual è la stamattina? Le sue lavoro, la scontenta di turca fa corona, di sopra i fiori, di trigo, dal pantano e a tutto il bene che vuole mantovare. La maschera ovviamente principale è la corte di Retrigo, per la quale è stato richiesto all'amministrazione per iscritto, oggi abbiamo presentato domanda per iscritto, che fosse istituzionalizzata dall'amministrazione, quindi che ci fosse un riconoscimento istituzionale a questa marca, perché possa diventare non solo leggenda ma anche storia e anche per il nostro futuro. Io l'ho disegnata, Maria Grazia Sereni l'ha scritta, e speriamo che diventi la maschera ufficiale di Mantova, e questo è il nostro intento. E il messaggio è chiaro, rispetto della natura, rispetto dei laghi, rivalorizzazione e quant'altro.